Con mister Roberto Balducci commentiamo un risultato pesantissimo quest'oggi, sicuramente non preventivabile alla vigilia, sembra però, come diceva anche mister Cervella, quando a una squadra va tutto bene, a una squadra va tutto storto, può succedere anche questo. Ma sì, penso che la fotografia della partita è un po' questa, è chiaro che c'è molto dispiacere, molta delusione, però io personalmente già penso alla prossima, ormai questa è una partita che, come hai detto tu, ha girato un po' tutto storto e loro probabilmente erano nella giornata migliore, i giocatori più importanti erano tutti in condizioni eccellenti, erano caricati, venivano da un sacco di risultati non positivi, quindi indubbiamente poi quando trovi queste situazioni diventa un pochino tutto difficile, mi dispiace, però ci siamo poi andati a disunire nell'ultimo quarto d'ora, quando magari io ancora credevo che si potesse almeno fare un gol, perché poi ci serviva per le partite prossime di non mollare, invece poi in effetti lasciare questi spazi ci ha condannato a una sconfitta estremamente penalizzante per quello che si è visto in campo. Ecco, il Gualdo che è stato colpito nel momento diciamo migliore nel secondo tempo, nel primo tempo che negativo dobbiamo dire un po' per il Gualdo, perché il Trestina ha fatto veramente bene, però nel secondo tempo il Gualdo era ripartito sembra con il piede giusto, nonostante l'infortunio di Bellucci, e poi è arrivata la prodezza di Alessio Ceccagnoli, e quando poi chiaramente i singoli salgono in cattedra c'è forse poco da fare. Beh sì, è un po' come hai detto tu, nel senso che eravamo rientrati molto bene, abbiamo creato due o tre situazioni importanti, una addirittura nitidissima con Campese che non è riuscito a dare forza al tiro, e nel momento proprio in cui stavamo producendo sforzo e loro erano in discreta confusione hanno trovato il raddoppio, e dopo in queste partite, in questo campo con una squadra così ben attrezzata, poi quando minimamente un po' perdi le distanze è chiaro che si complica tutto e finisce di goleada come purtroppo è finita, insomma. Peccato, però alla fine è un risultato negativo, indubbiamente dobbiamo essere bravi a non guardare esclusivamente il punteggio, io già penso alla prossima, per me devo solo riflettere sugli errori commessi, dobbiamo tutti insieme capirli, però insomma il campionato non finisce oggi e da queste anche brutte situazioni, queste brutte partite si può ripartire sicuramente. Situazione di Bellucci? Ma credo che ha avuto prima un risentimento sull'inserzione dietro il ginocchio, poi invece ha sentito anche un crampo sul flessore della coscia, non dovrebbe essere niente di grave, mi auguro, e adesso lo valuteremo con calma in settimana, però insomma non sembrerebbe grave come magari poteva far pensare al momento. Ecco, può incidere molto questa, dal punto di vista psicologico, su una squadra diciamo dell'età media giovane un punteggio così pesante? Dipende da noi, dalla forza interiore che riusciamo ad avere, dipende da, ripeto, dalla forza di reazione che riusciremo a dimostrare. Certo, sono scoppole importanti, questo è inutile negarlo, però cioè, assolutamente, ripeto, rimane una partita molto negativa, con un punteggio veramente brutto, e quindi però, ripeto, il campionato non finisce oggi, bisogna capire dove abbiamo sbagliato, e fino alle due e mezzo di oggi non avevamo mai perso, oggi siamo incappati in questa giornata estremamente negativa, c'è solo da lavorare, rimboccarsi le maniche e ripartire, ripeto, più convinti e più forti di prima. Ora non è facile neanche pensarlo, per me sì, magari per i giocatori no, ma da martedì sicuramente la prima cosa che faremo, rimetteremo insieme i coach e ripartiremo, insomma, non è che finisce oggi.